qui in questa città c'erano 2.200.000 tonnellate di ecoballe, la più grande concentrazione di rifiuti, credo, al mondo. Per 40 anni i rifiuti a Giugliano ci sono arrivati, quelli della Camorra, quelli dello Stato, quelli del prefetto, quelli del commissario straordinario, quelli che arrivavano quando tutti si giravano dall'altra parte e quelli che arrivavano mentre la gente faceva le manifestazioni e mentre molti politici fingevano di fare manifestazioni e nel frattempo davano l'assenso a che arrivassero i rifiuti a Giugliano. Oggi ne sono state rimosse 300.000, intanto si continua a lavorare, altre saranno rimosse, fino a toglierle tutte. Ma per la prima volta dopo 40 anni i rifiuti da Giugliano sono partiti. Qui è stato tutto liberato. Oggi c'è da decidere cosa vogliamo fare di queste piazzole, perché le abbiamo liberate. La nostra idea è, per evitare anche che qualcuno in seguito, in futuro, si possa far rivenire in mente di venirci a mettere nuovamente i rifiuti come voleva fare lo scorso anno De Magistris, è quella di trasformare queste piazzole in un'area per la logistica agroalimentare e per l'agri-food e quindi farci mettere delle aziende che possano fare la trasformazione dei prodotti della terra, che possano dare occupazione, creare migliaia di posti di lavoro e insieme essere volano di crescita del mercato ortofrutticolo unitamente alla trasformazione della stazione di Pontericcio in uno scalo merci, in modo da poter avere un'area logistica che possa creare posti di lavoro e possa contribuire al recupero di questo territorio, da un elemento di criticità, da una ferita a un'opportunità. Dopo 40 anni i rifiuti sono partiti, grazie al lavoro fatto in questi 5 anni dalla mia amministrazione comunale e da quella regionale, grazie a De Luca.